Riprendiamo con questa diretta dall'artigianato di Pinerolo, oggi veramente un'intervista dietro l'altra e adesso torniamo a parlare un pochino di, di, di legno, ma lo sì. scoprirete tra poco. Sì, eh sì. E, insomma, abbiamo aperto con il legno e continuiamo con il legno eh, perché ci ha raggiunti Andrea Talaia, eh, che è il presidente di CNA Costruzioni Piemonte, che ieri era già qui a Pinerolo per presentare un progetto molto ambizioso, direi. Molto innovativo eh, che appunto riguarda il legno, riguarda la casa, che è un tema assolutamente fondamentale per tutti quanti, come si può facilmente intuire, la casa Cinea Made in Piemonte. Allora, intanto benvenuto Andrea e grazie per essere con noi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Benissimo, allora eh, che cosa vi è saltato in mente? L'espressione giusta, in realtà. L'obiettivo è, no? è quello di creare un micromodulo abitativo, una sorta di prototipo che presenteremo a Restruttura a novembre quest'anno all'ingotto, dove eh, si vuole intendere la valorizzazione della filiera del legno locale intesa come creazione appunto di questo micromodulo abitativo utilizzando materiale a filiera corta e creare appunto questo progettare e realizzare questo micromodulo abitativo secondo i principi della sostenibilità ambientale che è poi direttamente una sostenibilità economico-sociale e anche turistica anche per le finalità che vuole eh, raggiungere questo scopo. Vuole eh, questo progetto eh, in qualche modo valorizzare appunto i, i territori creando anche come dire, una sinergia fra le imprese, ieri abbiamo incontrato appunto già in un percorso avviato da mesi la filiera, il gruppo del legno locale pinerolese, vorremmo coinvolgere, ieri è stata molto importante la partecipazione degli amministratori al convegno che si è svolto al Germoglio, vogliamo appunto proprio realizzare un prototipo che coinvolga l'intera filiera dalla coltivazione del bosco agli elementi di arredo per la casa, passando attraverso la trasformazione, la falegnameria, la creazione dei serramenti e coinvolgendo poi tutto ciò che è la filiera edilizia legno e quindi anche l'impiantistica, il verde e tutto quello che ne consegue. Un progetto sicuramente stimolante, ambizioso, eh, che appunto vede protagonista la filiera del legno pinerolese che già da qualche anno eh, così, eh, molti artigiani hanno cercato di valorizzare, io ne ho conosciuti anche personalmente alcuni proprio in occasione della rassegna dell'artigianato, ma eh, qual è a oggi eh, diciamo, l'utilizzo? Del, del legno locale, quanto invece si fa conto sull'importazione e qual è il valore aggiunto, oltre che quello naturalmente ambientale, quindi di ridurre un trasporto, dell'utilizzo di un legno locale nel, che crea una sua unicità in qualche modo. A oggi noi abbiamo diciamo la tendenza e lo stimolo a importare legname dall'estero. In realtà abbiamo una ricchezza dei nostri boschi, il territorio, per esempio delle nostre Alpi, Pinerolo è una culla anche della possibilità di utilizzare del legno locale, quindi abbiamo essenze nostranee di alto livello e di alta qualità che possono essere utilizzate e impiegate creando appunto e valorizzando un'intera filiera, non lavorando per comparti stagno ma appunto creando una sinergia fra i vari attori, fra, le, fra i vari imprenditori, fra le eh, differenti realtà anche territoriali per far sì di dival valorizzare il nostro prodotto e realmente produrlo. e portarlo diciamo, al, all'utente finale che poi può essere ciascuno di noi perché la casa per ognuno è il proprio nido, quindi in qualche modo è il prodotto a cui tutti ci rivolgiamo e, e per il quale dedichiamo i sacrifici anche di una vita. E quindi portare proprio un prodotto a chilometro zero realizzato dalle maestranze locali, quindi dalle imprese e le aziende del territorio, valorizzando le stesse in collaborazione e poi soprattutto anche aiutando le comunità. Perché il rapporto tra eh, luoghi di lavoro, il bosco e le persone deve diventare un'integrazione che favorisca anche le comunità stesse, per non creare soltanto dei luoghi di lavoro, ma anzi delle comunità attrattive per chi lavora al bosco, per le famiglie che intendono raggiungere il proprio caro che lavora appunto per la trasformazione del legno, e quindi creare anche dei luoghi vivi, delle comunità che possono essere anche attrattive e valorizzare le proprie specificità. Insomma mi sembra tutto molto, molto stimolante questo, questo tema no? anche da un punto di vista se vogliamo etico eh, proprio di, di valorizzazione di un prodotto ma anche di una comunità che ho no? vissuto tutto insieme. Corinne ecco eh, tu eh, non sei incuriosita da questi moduli abitativi eh, assolutamente innovativi eh, in, completamente in legno, come, te, come la vedi tu che... Insomma, sei molto giovane e, e questi temi penso ti stiano a cuore, no? anche questi della, della sostenibilità ambientale. Sì, assolutamente, poi trovo sempre importante dare proprio eh, spazio, eh, a, appunto, eh, non solo materie prime, anche eh, lavoratori locali, no? perché è proprio un modo per eh, veramente dare valore a quello che abbiamo qui. Ah, questo è importante perché. In realtà noi abbiamo bisogno di partire dai nostri territori proprio per non perdere anche quelle che sono, oltre che le tradizioni, proprio il, il sapere e il trasferire il sapere, valorizzando la luce anche dell'innovazione tecnologica e moderna. Questo progetto, nasce dal, questo progetto nasce appunto da una progettazione attenta sul micromodulo. A tal proposito voglio citare i colleghi i collaboratori che rendono possibile anche questa realizzazione, l'architetto Giovan Battista Pomato e la professoressa... Rosella Seren Rosso, proprio perché curiosamente la domanda pone l'accento su questi moduli abitativi. Vorremmo declinarli attraverso tante realizzazioni, tanti temi di progetto da sviluppare in sinergia tra i professionisti e gli istituti tecnici per geometri, valorizzando proprio anche la formazione, quindi l'opportunità di creare ad hoc proprio degli studi legati al recupero di un mulino, al recupero di un rifugio nel bosco, alla casa vacanza che può essere anche una, una struttura da mettere a disposizione per chi le vacanze non le può eh, fare magari in luoghi eh, altisonanti o conosciuti, quindi qualcosa che viene anche messo a disposizione delle amministrazioni come progetto. Anche l'idea di poter valorizzare il turismo attraverso l'opportunità di creare appunto micromoduli per location, quindi anche l'opportunità appunto di valorizzare quella che è l'offerta poi alla promozione commerciale di un determinato territorio. Ecco, queste, questa è assolutamente un pensiero, una soluzione innovativa e spesso questo tipo di iniziative, di idee vengono in periodi in cui bisogna rispondere anche a una difficoltà. Come presidente di CNA Costruzioni Piemonte può sicuramente raccontarci gli anni, adesso non voglio dare una quantità. Eh, per molte ragioni difficili no? che questo settore sta vivendo, da un lato eh, molto prospero per i vari bonus, eh, ma dall'altra l'artigiano più piccolo magari si è anche trovato in difficoltà. In che momento storico si trova il mondo delle, delle costruzioni qua sul nostro territorio, ma non solo, e quali risposte eh, oltre a questa sta cercando per eh, così, sopravvivere e eh, svilupparsi e crescere? Ringrazio di, di questa domanda che merita una risposta attenta e spero esaustiva. Il mondo delle costruzioni se lo decliniamo al nostro, al nostro tessuto imprenditoriale, alla micro-piccola impresa, micro-media e piccola impresa eh, legata appunto all'impresa artigiana. Eh, ha vissuto in questi anni grazie a quelli che sono stati diciamo, i bonus fiscali. Senza entrare nel merito delle difficoltà di questi giorni, il, il, il bonus fiscale nasce a fine anni 90, quindi ha un, già un proprio DNA e ha permesso negli anni della crisi del settore immobiliare di tenere vivo eh, l'impresa edile che si rivolgeva alla realizzazione e alla costruzione appunto, grazie alla ristrutturazione agevolata con i benefici fiscali. Oggi ci troviamo purtroppo in un momento difficile perché eh, molte piccole e medie imprese che hanno creduto in una legge dello Stato, così come i progettisti, i consumatori e, e intere famiglie, si trovano in un momento difficile perché il blocco eh, delle cessioni ha fatto sì che si creasse veramente una grande tensione, una grande difficoltà. C'è un grido di dolore che sale dalle imprese, dai progettisti e dalle famiglie. Questo grido di dolore oggi va ascoltato perché va risolto il tema di chi ha iniziato i lavori o li ha sospesi perché non ha più liquidità per procedere, proprio perché la cessione è stata bloccata. Però bisogna guardare con fiducia e al futuro e con speranza, nel senso che la costruzione ha un importante appoggio su quella che è l'innovazione tecnologica, pensiamo all'impiantistica, all all'efficientamento energetico, dobbiamo tener conto anche alla luce degli eventi calamitosi, a febbraio il terremoto in Turchia, ieri purtroppo quello in Marocco. Di rivolgere l'attenzione quindi il legislatore CNA sarà da stimolo su questo tema per cercare di mettere in sicurezza da un punto di vista sismico il patrimonio edilizio, sia residenziale, civile e pubblico, perché non dimentichiamo che dobbiamo partire proprio da quello che è il primo patrimonio, il patrimonio edilizio pubblico, ma anche il patrimonio edilizio produttivo, penso ai capannoni, perché mettendo in sicurezza i capannoni si salvano le persone e il materiale in esso contenuto che è il lavoro appunto di un'azienda. Quindi il settore dell'edilizia oggi può rivolgersi in maniera importante anche agli appalti pubblici, pensiamo appunto alle risorse del PNRR e quindi dare ancora possibilità di sviluppo e di tenere vivo un settore che comunque da qui ai prossimi anni anche alla luce della direttiva dell'Unione Europea sulla Casa Green eh, determinerà comunque un'attenzione ancora su questo settore indipendentemente dalle difficoltà e dalle diatribe di questi giorni. Benissimo, grazie, grazie Andrea Talaia, presidente ricordiamo di CNA Costruzioni Piemonte. Abbiamo cercato ecco, di condensare in pochi minuti temi che meriterebbero e eh, fortunatamente in altre sedi c'è l'occasione come quella di ieri, la presentazione per eh, riflettere in modo importante, esaustivo e profondo di temi importanti come questo. Eh, grazie, grazie mille e niente, ci ascoltiamo una canzone. Grazie a voi.